Bene, buonasera a tutti. Stasera siamo abbastanza numerosi, fortunatamente. Proseguono i nostri incontri open talk, aspettando che finisca il Covid e sperando che poi alla fine, quando finalmente saremo liberi di fare le cose che facevamo prima, continueremo ad utilizzare questa esperienza come un utile sistema di condivisione. Benissimo, io sono Claudio del PNLUG. E questa sera introduciamo Sonia Montegiove che ci parlerà su come abbandonare Google Forms in azienda e nelle PA ed essere felici. Quindi non vediamo l'ora che ci racconti questa informazione. A te, Sonia. Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie per l'invito, mi fa assolutamente piacere. Diciamo che la pandemia, al di là dei limiti che ci ha, e dei paletti che ci ha messo, ha probabilmente invece dato vita ad altre opportunità, per cui io stasera da Todi mi collego e parlo con voi. Se l'avessi dovuto fare di persona sarebbe stata un po' più dura. Allora, l'argomento di stasera, più che un argomento, insomma, una lezione, è un racconto. Mi piaceva condividere con voi e ne avevo parlato già con Giovanni, che conosco Longo, che conosco già da tempo. Mi piaceva condividere con voi un'esperienza che ho fatto nell'ambito dell'azienda ospedaliera di Perugia, all'interno della quale io lavoro dall'emergenza Covid, perché prima ero in agenda digitale della Regione Umbria e da aprile sono in comando da loro. E, devo dire che ho trovato terreno fertile, perché quando sono arrivata, loro avevano già alcuni progetti avviati legati al software libero, quindi c'era già una sensibilità e un'apertura nei confronti dell'open source, per cui da questo punto di vista non abbiamo faticato più di tanto. Però è stata una soddisfazione perché, diciamo, con la migrazione da Google Forms, che era praticamente utilizzato da chiunque all'interno dell'azienda, a Lime Survey, abbiamo, diciamo, trovato la giusta quadratura del cerchio e provo a raccontarvela condividendo qualche slide, così tanto per farvi capire anche un po' quello che è stato il percorso e soprattutto come l'abbiamo anche raccontato, come l'abbiamo fatto passare agli utenti. La prima cosa che abbiamo cercato di anche trasmettere alle persone, anche nel momento della formazione, quindi ai nostri utenti, è stata un po' questa. Spesso, no, quando le persone, soprattutto, insomma, le persone che non hanno competenze, hanno bisogno di qualcosa, partono con il chiedere il tipo di applicazione, un po' come quando ci dicono: ma io ho bisogno di Excel. E a me piace sempre dire: no, tu non hai bisogno di Excel, cosa devi fare? Devo fare delle tabelle, ok, allora devi descrivere quella che è la funzione che devi svolgere. A seguire rispetto alla funzione possiamo individuare uno strumento, come per esempio devo fare un'indagine, ho bisogno di uno strumento che mi metta a disposizione delle survey pubbliche, delle survey pubblicate su internet, e da lì posso scegliere l'applicazione, che è un modo di ragionare che per chi lavora nel settore informatico, come probabilmente molti di voi, è teoricamente normale. All'utente gli va un po' spiegato, per cui quando venivano da noi, diciamo, gli utenti, spesso partivano e dicevano: guarda, mi devi abilitare Google Forms perché io devo utilizzare Google Forms. E poi noi dicevamo: ma perché? Che cosa ci devi fare con Google Forms? Spiegami cosa devi fare. E allora abbiamo, come dire, portato anche le persone a ragionare, a provare a farle ragionare da questo punto di vista, con questa metodologia. E siamo arrivati a individuare Lime Survey. Lime Survey perché
consente di creare e quindi anche di gestire le indagini via web, si può chiaramente installare su un proprio server. Una volta che l'indagine è attivata, si può avere anche un link pubblico, si può creare un QR code per far accedere gli utenti alla survey, quindi anche da smartphone. Peraltro è responsive, quindi se anche si hanno degli utenti che devono compilare le indagini attraverso lo smartphone, lo fanno in maniera sufficientemente agevole. E poi diciamo che anche dal punto di vista della personalizzazione, la AIM Survey non ha nulla da invidiare ad altri strumenti di indagine, anche molto più sofisticati di Google Forms. Per esempio, consente di avere un numero illimitato di indagini nello stesso momento. Poi è chiaro che se io comincio ad avere tantissime indagini e le indagini sono particolarmente complesse, poi dovrò andare a gestire quelle che sono le risorse hardware sulla base dell'utilizzo che faccio della piattaforma. Però ha un numero, cioè io potrei teoricamente avere anche un numero illimitato di domande all'interno delle indagini, cioè un numero molto alto, così come posso avere tantissimi partecipanti. Le indagini sono realizzabili anche con un sistema multilingua, per cui se io vado ad inserire le domande e le risposte anche in lingua diversa, l'AIM Survey in automatico gestisce la diversa lingua, quindi recepisce quella che è la lingua parlata dall'utente, chiede conferma e presenta la survey in base alla lingua che ha intercettato. Ha tantissimi diversi tipi di domande, molti di più rispetto a Google Forms, e presenta anche tutto un sistema di condizioni e di filtri che consentono di strutturare indagini anche particolarmente complesse, per cui, che so io, se tu a questa domanda rispondi in questo modo, allora vedi quest'altro gruppo di domande, altrimenti vedi queste, insomma, si può anche arrivare ad un dettaglio di quasi programmazione della survey che è particolarmente interessante. Anche dal punto di vista grafico è possibile integrare in maniera molto semplice delle foto, dei video, anche all'interno delle stesse domande. Si può creare una versione stampabile, che era una cosa, era un'esigenza che arrivava da alcuni, per esempio alcuni reparti, perché alcune tipologie di questionario, in particolare quelle di rilevazione qualità, diciamo che ancora vengono svolte un po' in modalità online e in parte lasciando il cartaceo nei reparti, proprio per fare in modo che anche le persone che magari non hanno più difficoltà a compilare la survey online possano avere la possibilità comunque di esprimere la propria opinione. Si possono fare indagini anonime e non, si possono quindi sia tracciare, decidere di tracciare gli utenti che no, e poi magari vi racconto qual è stato anche il confronto che abbiamo avuto con il DPO, con il responsabile, insomma, con il nostro referente per il GDPR. Si possono programmare degli invii in automatico e anche dei solleciti, per cui se, che ne so, decidiamo di attivare una survey oggi e decidiamo che tra una settimana dobbiamo mandare un'email di sollecito, l'AIM Survey lo fa in maniera automatica e senza che ci preoccupiamo di niente. Ci sono veramente 500.000 opzioni diverse per decidere su come l'utente può condurre l'indagine, se per esempio la può sospendere per un po' e riprendere in un secondo momento, oppure se la deve completare tutta in un'unica soluzione. Vi faccio un esempio: l'ultima che abbiamo attivato è un'indagine sullo stress da lavoro correlato, che è un obbligo praticamente INAIL,
che consente agli uffici di prevenzione e protezione di rilevare quello che è lo stress degli operatori e mettere eventualmente in campo, no, dei correttivi. Per esempio, in quel caso la psicologa che seguiva diciamo la cosa ci ha raccomandato di fare in modo che la IMS Survey presentasse il questionario e questo si potesse svolgere in un'unica soluzione, perché il lasciarlo e poi riprenderlo ci spiegava che potrebbe portare o a dei falsi positivi o a dei falsi negativi. Nel senso che l'operatore lo deve iniziare e finire tutto in un'unica volta. E poi vabbè, ha diciamo delle funzioni anche abbastanza avanzate, sia di importazione che di esportazione dei dati e delle domande. Per quanto riguarda l'esportazione dei dati, queste si possono fare in CSV, in PDF, in XML, ahimè in Excel e poi anche in SPSS, che per chi è statistico sa che è diciamo un formato specifico proprio per consentire di fare delle analisi statistiche. I punti di forza quali sono e quali diciamo abbiamo anche presentato agli utenti? Lo strumento è facile da utilizzare, nonostante sia ricco di possibilità, tutto sommato considerate che noi abbiamo fatto corsi di formazione sulla IMS Survey di un paio di giornate, dove per giornate io intendo 3 ore per ciascun modulo, quindi con 6 ore abbiamo formato gli utenti. Poi chiaramente ci siamo messi a disposizione, abbiamo detto vabbè, le prime survey le facciamo magari insieme, cerchiamo di capire se ci sono delle possibilità in più, vi diamo una mano se non avete capito tutte le tipologie di domande, però diciamo che la maggior parte peraltro dei questionari che si fanno almeno presso la nostra azienda sono molto semplici e sono questionari per i quali effettivamente era sufficiente utilizzare Google Forms. È accessibile all'utente, è compliant con il GDPR, perché per esempio anche nel caso di tracciamento dell'IP comunque vi consente di mettere l'informativa, di acquisire il consenso direttamente dall'utente su quell'informativa in particolare, per cui si ha la possibilità di rendere la survey anche rispondente a quelli che sono i requisiti della legge sulla privacy. E poi perché in passato da noi era già stato sperimentato con un questionario che però era stato fatto da un fornitore esterno e era stato ovviamente messo a disposizione dell'azienda, per cui la maggior parte degli utenti l'aveva conosciuto da fruitore, ma non sapeva della possibilità di poter mettere in casa una versione di IMS Survey e utilizzarlo anche proprio per la realizzazione dei questioni. Abbiamo presentato quelle che erano diciamo le differenze e le analogie, e soprattutto abbiamo puntato su un aspetto che ci sembrava importante, che era quello della cessione dei dati. In particolare, se voi ci pensate, insomma, in azienda ospedaliera è impensabile, come dire, immaginare che ci possa essere un flusso di dati, seppur anonimi o anonimizzati, ma che potrebbero riguardare dati sensibili, ultrasensibili, anche riferiti alla salute, pensare di poterli avere in uno spazio che non è gestito e non è gestibile, che è quello di Google. Spesso, peraltro, le Google Forms, non avendo in azienda una G Suite aziendale, erano proprio fatte con l'account personale e quindi sul Google gratuito che ci viene messo a disposizione, dove noi sappiamo che viene fatta anche profilazione proprio sui contenuti, no? Per cui questo, la maggior parte, diciamo, degli utenti
non lo aveva considerato, non lo sapeva, questo l'abbiamo potuto constatare con mano, quantomeno ha fatto finta di non saperlo, insomma, diciamo che c'è stata, quando l'abbiamo detto, quasi una sorpresa che in parte ci aspettavamo, e poi abbiamo messo in evidenza anche quelle che erano le differenze con Survey Monkey, perché avremmo anche potuto, come dire, acquistare una versione di Survey Monkey e metterla a disposizione di tutti. Questo non l'abbiamo fatto per le stesse motivazioni, in parte perché ci piaceva sperimentare, andare avanti con Lime Survey, perché volevamo averlo su una macchina nostra, e perché volevamo comunque scegliere un progetto che fosse in qualche modo legato all'open source. E queste, diciamo, erano anche, queste sono state le ragioni che abbiamo anche presentato in formazione ai nostri utenti. Anche se piccola e quindi minimale, questa la consideriamo, no, una delle tante migrazioni che abbiamo fatto, tra queste per esempio anche l'installazione di un Nextcloud con un cloud privato, proprio per evitare i Google Drive, che invece andavano molto, e anche lì è chiaro, seppure si va a fare una, tra virgolette, piccola operazione, una piccola migrazione, comunque si deve pensare alla migrazione esattamente come se fosse una migrazione enorme, importantissima, e noi sappiamo quanto con le migrazioni noi abbiamo un po' questo tipo di reazione, no, da parte degli utenti. Quindi nella fase iniziale la negazione, sì vabbè, ma io tanto con Google Forms io lo conosco già, perché devo fare il corso, quindi c'è una grandissima resistenza, che poi viene, diciamo, raggiungere più velocemente la fase di, non dico tanto di rassegnazione che non è bellissima, ma di accettazione e poi di integrazione, che spesso contiene anche una parte di entusiasmo, devo dire, che abbiamo rilevato, e questa curva va tanto più veloce quanto più si riesce a fare comunicazione e formazione. Quindi se si spiegano agli utenti quelle che sono le ragioni della migrazione, quelle che sono le ragioni del cambiamento, si accompagnano in questo processo, devo dire che l'innovazione viene anche accettata ben volentieri. Noi abbiamo avuto anche utenti che hanno sperimentato, al di là delle cose che noi avevamo detto nel corso di formazione, le hanno anche, come dire, approfondite, hanno sperimentato cose più complesse, ce l'hanno volute far vedere, no? Per cui già questa è un indicatore importante del quanto, se e quando le migrazioni si affrontano in questa maniera, poi portano a risultati, a frutti interessanti. Quello che è la limitazione e il no spesso deriva dalla mancanza di risorse economiche, la mancanza di tempo e quindi di risorse umane, la mancanza di consapevolezza dell'importanza del digitale, per cui uno dice ma no, il questionario lo faccio sulla carta perché tanto pazienza, se poi non lo compilano non importa, e poi in generale appunto perché viene a mancare quella che è proprio anche la cultura che invece serve e che va accompagnata, che va costruita all'interno delle realtà per far sì che poi i cambiamenti di questo tipo vengano accettati. È chiaro che se io faccio una qualunque migrazione, fosse anche proprio banale, piccolissima, fosse anche di un solo utente, senza guardare a quella specifica operazione come a un progetto, il rischio di fallimento è altissimo. Tanto per farvi un esempio, ho migrato un utente che però era fondamentale migrare, perché è l'utente, via due diciamo, due utenti che si occupano della realizzazione dei video per tutta l'apparato di formazione dell'azienda,
che utilizzavano un software proprietario e che ho convinto ad abbandonare il software proprietario a favore di OBS Studio. In primo luogo perché i video adesso sono anche molto più belli, più professionali, abbiamo realizzato lo sfondo con il logo, con la scritta del corso, mentre prima diciamo montavano solo slide e video e utilizzavano questo software per, così, per collezionare diversi video. E quindi risultato migliore e poi devo dire anche... anche lì io mi sono messa lì a fianco, ho fatto vedere, poi l'abbiamo provato, poi l'abbiamo sperimentato, poi abbiamo costruito insieme la scena, abbiamo visto se funzionava e adesso quello è diventato lo strumento di riferimento. Quindi l'accompagnamento serve ed è fondamentale. Nell'accompagnare ci vorrebbe, e soprattutto se parliamo insomma di migrazioni con grandi numeri di utenti, per esempio noi adesso ci stiamo preparando alla migrazione a Moodle, ci vuole un po' di rigore, quello che si chiama il rigore metodologico, no? del progetto, per cui va fatta un'analisi di progetto, va fatto contestualmente un piano con la strategia di comunicazione, un piano di rilascio dei prodotti e di collaudo dei prodotti, ma soprattutto va anche pensato a formare in maniera adeguata e accompagnare gli utenti. È un progetto sempre quando si parla di migrazione, no? Se noi guardiamo a quelle che sono le caratteristiche dei progetti, quando noi parliamo di portare un'innovazione all'interno di un'azienda, in una pubblica amministrazione, anche fosse un software nuovo, pensate a LibreOffice, e dico LibreOffice perché voi saprete che una delle migrazioni, credo la migrazione più grande d'Italia, è ancora quella della difesa italiana, LibreOffice, ebbene anche lì è stato fatto un progetto che aveva un suo rigore metodologico che ha consentito poi al progetto stesso di andare con le sue gambe, di andare avanti e di non fallire ancora, almeno per il momento. Insomma, io ho sentito il generale Sileo di recente, sono arrivati, se non ricordo male, a 75.000 postazioni già migrate, per cui insomma è un progetto che sta andando avanti. Ma il rigore è stato tanto, poi il contesto era anche, come dire, favorevole al rigore, per cui lì probabilmente ci siamo mossi anche in maniera più semplice. Se si va a vedere quello che è un ciclo di vita del progetto, ve l'ho voluto portare perché in genere io utilizzo non solo per le migrazioni ma per la gestione di tutti i progetti che ruotano intorno all'IT come metodologia la PRINCE2 e la PRINCE2 ha questo ciclo di vita, quindi ha una preanalisi dove si vanno a definire quelle che sono le esigenze degli utenti, le possibilità eccetera eccetera e non si parte fin tanto che non si ha un mandato, cioè finché non c'è qualcuno che ci dice ok, ho capito, ci sono dei benefici, voglio andare avanti. Partire senza mandato è anche questo, può essere motivo di fallimento, perché se nessuno ci ha detto di fare effettivamente quella cosa, per quanto noi possiamo impegnarci, sia che siamo all'interno di un'azienda, che siamo all'interno di un'organizzazione pubblica, comunque sia, non riusciremo a portare avanti le nostre idee. Non è vero che le migrazioni vengono dal basso, io ci credo poco. Poi può venire dal basso la spinta, ma in particolare negli ambienti pubblici serve un mandato, e il mandato deve essere forte, che sia mandato politico nel caso in cui parliamo di ente locale, no? Pensiamo, che ne so, al comune, alla regione, alla provincia. Mandato politico significa che la migrazione deve essere portata in giunta, deve essere approvata dalla giunta che c'è in quel momento. Poi la parte tecnica fa il suo lavoro quando comincia subito dopo il mandato. Subito dopo il mandato c'è la fase di avvio e quindi si redigono due documenti importanti. Uno è il business case, dove vado a evidenziare e
a come dire, descrivere tutte le attività che devono essere svolte in maniera molto puntuale, e il project brief, che invece contiene tutti i prodotti che io devo realizzare. Parto e quindi faccio l'inizio, diciamo avvio l'attività iniziale e comincio a elaborare la mia strategia di comunicazione. Comunicazione che andrà avanti per tutta la durata del progetto. Nella fase di gestione io che cosa faccio? Nient'altro che andare a vedere quelli che sono i prodotti che ho immaginato, che ho evidenziato, li farò realizzare, e dalla realizzazione io andrò semplicemente a collaudare, a fare l'attività di collaudo. Tutto questo fino ad arrivare alla chiusura, perché i progetti, e qui ci tengo a sottolinearlo, perché molti dei fallimenti che noi abbiamo visto in Italia, dalla migrazione di Open Office del Comune di Pesaro a quella di Bolzano, poi per carità ci sono anche, come dire, motivazioni altre, però diciamo che uno dei motivi per i quali quelle migrazioni sono fallite è stato che il progetto si è avviato e non si è mai portato a conclusione. Invece il progetto di migrazione deve finire. Che significa che deve finire? Che io devo avere poi un piano di esercizio, e quindi nel caso, tornando a LibreOffice, di LibreOffice, la migrazione finisce quando? Quando io ho installato LibreOffice su tutte le postazioni, ho fatto un piano di dismissione di Microsoft Office, e quella per me diventa, cioè tutto passa in ordinaria amministrazione, cioè al massimo su quella cosa lì io devo pianificare l'attività di help desk, e quello diventa l'ordinario per me, e a quel punto è chiuso il progetto e io vado a misurare quelli che sono i benefici, che diventano lezione appresa per le migrazioni successive, se e quando vorrò farle. E allora noi con Lime Survey come abbiamo fatto? Anche qui c'è stata una fase di preanalisi dove abbiamo rilevato le analisi dei fabbisogni degli utenti, abbiamo cercato di capire quali tipologie di indagini facevano, quali tipologie di domande, con quale frequenza, quanti utenti erano coinvolti dalle indagini, questo anche per stabilire appunto il carico, no, della macchina. Abbiamo strutturato un mini documento di analisi, è arrivato il mandato, quindi abbiamo deciso, qualcuno ha deciso, in particolare il dirigente ha detto ok, ci proviamo, quindi facciamo l'installazione sul server, su un server nostro, e abbiamo cominciato a lavorare noi, quindi come servizio informatico, su alcune survey di prova. E siamo partiti contestualmente con la comunicazione agli utenti che solitamente utilizzavano Google Forms, quindi non a tutto il mondo, anche perché insomma noi abbiamo, non è un'azienda grandissima, sono all'incirca 3.600 dipendenti, però ci sono dipendenti ai quali non interessa niente fare una survey. È chiaro che le survey le fanno soprattutto gli uffici che rilevano la qualità, ma non solo. Le fanno anche per esempio in ambito universitario, no? Medico universitario, perché li utilizzano anche per sviluppare i lavori di ricerca, le tesi, gli studi clinici, per cui abbiamo fatto la comunicazione agli utenti interessati, e a seguire abbiamo raccolto delle adesioni per i corsi di formazione. La cosa si è conclusa in che modo? Dando ovviamente, attivando delle utenze alle persone che ne avevano fatto richiesta e andando a redigere un regolamento. Perché un regolamento? Perché voi sapete meglio di me che in ambito informatico la parte, diciamo, informatica è quella meno, come dire, meno difficile. C'è poi tutta un'altra parte che è fatta di policy, di regole, che noi dobbiamo andare a strutturare affinché i nostri utenti possano utilizzare in maniera corretta uno strumento che noi mettiamo a disposizione. E il regolamento lo abbiamo ovviamente scritto e revisionato insieme al DPO,
quindi all'avvocato che è stato nominato all'azienda ospedaliera come diciamo consulente per il GDPR, lo abbiamo fatto con lui e insieme a lui, per esempio, all'interno del regolamento abbiamo scritto tutti gli strumenti diversi da quello che è stato messo a disposizione da parte del sistema informativo, ovvero l'AIM Survey, sono vietati, sono espressamente vietati, tranne eccezioni che devono eventualmente essere approvate dalla direzione generale. Per cui mettere nel regolamento questa frase significa avere degli utenti avvisati sul fatto che se e quando andranno a utilizzare Google Forms, loro comunque stanno andando contro un regolamento aziendale. Perché? Perché le motivazioni per cui Google Forms lo abbiamo abbandonato sono state rese chiare e quindi non c'è più bisogno di dire ma forse Google Forms, no. Abbiamo uno strumento, lo strumento te l'abbiamo messo a disposizione, se hai bisogno di formazione la puoi chiedere e questo anche l'abbiamo messo, ma quello è lo strumento di riferimento. E poi abbiamo individuato tutte quelle che sono le modalità anche di richiesta degli utenti, perché è chiaro che non è che ognuno, il primo che si sveglia può lanciare una survey a nome di un'azienda. Per cui il regolamento dice che comunque le survey devono essere approvate dalla direzione generale, sia nel contenuto che nella opportunità di farle o meno, e anche nelle tempistiche, che quindi i sistemi informatici provvedono ad attivare l'utenza e che poi ogni utente è responsabile per anche le tipologie di opzioni e per le opzioni che va a indicare sulla survey, quindi le opzioni sulla privacy, sull'eventuale tracciamento dell'utente, perché è chiaro che quando e se voi, e la InSurvey lo può fare, decidete di andare a tracciare per esempio l'indirizzo IP, il GDPR ci dice che eventualmente noi dobbiamo avere un consenso su questo esplicito, non possiamo semplicemente informare la persona che stiamo tracciando tramite, che la stiamo tracciando tramite l'IP, ma dobbiamo scriverlo in maniera molto chiara e far sì che l'utente prema il click, faccia il click su ho capito, ho letto, ho capito e do il mio consenso. Quindi ecco perché il regolamento. E dentro il regolamento abbiamo anche inserito delle informative tipo che i nostri utenti possono utilizzare, alle quali possono far riferimento. Alcune erano state pubblicate dal garante privacy, quindi non abbiamo fatto un grande sforzo, le abbiamo semplicemente riviste con il DPO e abbiamo detto se quando attivi un'indagine in completo anonimato, senza tracciare l'IP, senza rilevare quello che è il device che ti risponde, eccetera, eccetera, puoi utilizzare questa informativa. Se invece decidi di tracciare l'IP, devi utilizzare quest'altra informativa e devi mettere questa frase in particolare. Insomma, è tutto molto guidato. E poi, quindi, finito il regolamento, c'è stata la messa a regime, perché ormai per noi questa cosa è, come dire, finita, appunto il progetto è chiuso, perché c'è lo strumento funziona, è stato testato, abbiamo fatto chiaramente delle survey di prova, il regolamento c'è, è approvato, gli utenti sanno come regolarsi, come gestire la cosa, la formazione sa che nel momento in cui ci saranno dei nuovi utenti, avranno bisogno di essere formati, noi potremo attivare dei corsi di formazione ad hoc, come abbiamo già fatto, e il cerchio è chiuso. Nelle slide, e qui io ve le lascio soltanto perché poi insomma mi piacerebbe ascoltare e eventualmente rispondere a qualche domanda, vi ho messo, perché così poi ve le lascio, anche proprio tutte quelle che noi abbiamo utilizzato, le slide che abbiamo utilizzato per il corso di formazione, che vedete che passo passo fanno vedere come
si realizza una survey, come si mette per esempio una un'informativa sulla privacy, quali sono le opzioni che possono essere attivate, quindi tutte le impostazioni, diciamo quelle più utili che ci possono essere, come si può pubblicare un'indagine e così via. Quindi queste ve le lascio semplicemente in consultazione, perché, come dire, insomma, mi piaceva lasciarvi anche del materiale che, se e quando deciderete di provare Lime Survey, magari ve lo trovate già pronto e non lo dovete rifare. Anzi, vi lascerò, la manderò al LUG il PDF, e poi se qualcuno ha bisogno ho chiaramente anche l'ODP, per cui ve lo mando volentieri, insomma, anche in questo formato, in maniera tale che chiunque possa riusarlo senza faticare di nuovo. E non so se ci sono delle domande. Allora sì, direi che possiamo incominciare a rispondere a qualche domanda, no? Allora, intanto vedo che la chat è abbastanza densa, no? E quindi cominciamo dalla prima domanda in ordine di temporale. E la prima domanda è: Morena ci chiede, è possibile trasformare l'indagine in test da utilizzare quindi nella valutazione scolastica? Sì, si può fare anche il test di valutazione. Noi abbiamo dei professori universitari che lo stanno sperimentando anche per questo, perché praticamente voi per ogni domanda potete anche attivare la valutazione e prevedere anche delle condizioni di valutazione, per cui si può utilizzare anche per questa cosa qui, e lo stanno già sperimentando nella facoltà di medicina. Bene, molto interessante. Ecco, invece, sempre collegandomi a questo argomento, ho una domanda io, perché mi servirebbe in prima persona. Mi chiedono se è possibile randomizzare le domande, cioè in modo che due utenti non abbiano la stessa sequenza. Sì, c'è anche questa possibilità di rendere random le domande, l'ordine delle domande. Esatto, sì. E c'è anche la possibilità di applicare delle condizioni particolari, per cui, per esempio, si possono costruire anche dei percorsi differenti. Proprio veramente si può costruire un'indagine ad albero, nel senso che se io dico, se a questa domanda l'utente risponde in questa maniera, allora gli presenti questo albero di domande, altrimenti questo altro, altrimenti quest'altro ancora, si ramifica veramente in modo anche sufficientemente complesso, un po' come fa anche SurveyMonkey. Bene. Sì, appunto, io sono abbastanza a digiuno di questi argomenti, per cui insomma bisognerà sicuramente approfondire. E poi, sempre, questa è una domanda mia, poi ne abbiamo ancora qualcun'altra. È sempre una domanda mia e quest'altra: è possibile temporizzare il survey? Cioè, posso dire, esatto. Sì. Ogni domanda può avere un tempo massimo. Anche la survey può avere un tempo massimo, e per esempio una cosa interessante che noi abbiamo sperimentato è che Lime Survey vi consente anche di registrare il tempo di compilazione. Noi questo l'abbiamo utilizzato perché il controllo di gestione ha realizzato una rilevazione su quella che è la percezione del digitale in azienda, ed è, siccome l'ha fatta peraltro la persona che è un esperto di statistica che è all'interno del controllo di gestione, è una survey molto corposa, e volevamo capire se non richiedesse un tempo eccessivamente lungo, per cui l'abbiamo messa alla prova, l'abbiamo data ad alcuni colleghi, abbiamo rilevato il tempo di esecuzione per fare una media e vedere quanto tempo appunto ci si poteva impiegare per rispondere alle
diverse domande che erano contenute in quella survey. Quindi questa è un'altra cosa, secondo me, parecchio interessante, che si può attivare o disattivare, cioè tutte le opzioni che vi ho detto finora sono tutte da poter attivare o disattivare. E, quindi sì. Bene, bene, magnifico. E allora andiamo ancora un po' avanti, perché qua sei stata assolutamente esaustiva e quindi mi ha dato anche risposte molto interessanti, perché mi saranno sicuramente utili. E, invece adesso cambiamo leggermente argomento e abbiamo Alan del PNLUC, che fra l'altro è anche il nostro presidente, che mi dice: io sono RLS, quindi, per chi non lo sapesse, come io fino a qualche minuto fa, rappresentante a lavoro e sicurezza, no? Ecco, e parlava del stress lavoro correlato, e sì. Chiedeva se è possibile aggiungere al vostro sondaggio, cioè praticamente se voleva capire se poteva fare un sondaggio utilizzando la vostra piattaforma. Credo di capire, ma eventualmente magari ne mettiamo sulla nostra, ecco. Sì, no, la nostra è interna. Sì, certo, assolutamente. Sì, però Lime Survey consente di fare questo, consente di fare l'esportazione di una survey, e questa, la stessa survey, si può reimportare in un altro server, in un altro Lime Survey, per cui quella che è la strutturazione del questionario, che credo che sia quello di INAIL, probabilmente è uguale per tutti, quello io lo posso fare, cioè posso esportare la survey, così magari vi ritrovate già tutte quante le domande pronte senza doverle rifare. Infatti, esattamente, Alan mi ha appena corretto, sì, ha detto ti vedo. era esattamente quello che aveva bisogno. Sì. Quindi, insomma, tanto poi lascio i miei riferimenti, mi scrivi un'email e io provo a farti l'esportazione dalla mia, e poi tu te la rimporti sulla tua. Bene, bene, bene. Ecco, e poi invece c'è qualcuno che si è soffermato un attimo quando hai presentato la slide sul ciclo di vita del progetto. Sì. Ecco, allora, tu avevi portato un acronimo che non so se ho ben capito, che era PRINCE2, qualcosa del genere. PRINCE2 è una metodologia di gestione dei progetti di derivazione anglosassone, che io vi consiglierei di sbirciare, perché è veramente fatta molto bene. E per carità, è molto molto puntigliosa in termini di documentazione delle cose che si fanno. Infatti prima vedevo che cosa significa PID. Praticamente il PID è un insieme di documenti che si vanno a realizzare nella fase iniziale del progetto, ed è il documento in particolare che contiene la descrizione dei prodotti, anche perché PRINCE2 è focalizzata sui prodotti, che vuol dire, diceva, nell'ambito di una migrazione, per esempio, adesso riprendo quella LibreOffice perché mi viene facile, perché per quella il progetto io l'avevo anche scritto. Nell'ambito di una migrazione a LibreOffice, che prodotti ho? Diceva, qual è il prodotto? Uno pensa semplicemente il prodotto è l'installazione, e invece no. Nell'ambito di una migrazione a LibreOffice io ho tanti prodotti. Per esempio, ho un prodotto che è il piano di comunicazione, cioè come comunico la migrazione ai miei utenti. Un altro prodotto è il piano di formazione. Un altro prodotto ancora è il pacchetto da installare. Un altro prodotto è il manuale che devo consegnare a chi si occupa dell'installazione di LibreOffice. Un altro prodotto potrebbero essere i manuali utenti che metto a disposizione delle persone per approfondire cose su LibreOffice. Quindi il concentrarsi sui prodotti vi consente praticamente di descriverli nel PID, e di descrivere per ogni prodotto quelle che sono le sue caratteristiche in maniera così puntuale da consentire il collaudo del prodotto a chiunque.
Cioè, quando io ho descritto in maniera precisa come voglio una certa cosa, a quel punto collaudarlo diventa semplice. Io posso assegnare una risorsa che si riferisce al collaudo, che fa il collaudo, e se io ho descritto bene quel prodotto, la persona è in grado di farlo. Quindi i documenti che richiede la metodologia PRINCE2 sono sicuramente il business case, che è questo documento di analisi molto approfondita sui costi, sui benefici, sulle attività da svolgere, sulle risorse da impegnare, sulle fonti di finanziamento, insomma, anche qui se volete un modello ce l'ho, e poi il PID, che è invece tutta la descrizione dei prodotti e la strategia di comunicazione. Almeno questi tre sono fondamentali, ma poi dentro PRINCE2 trovate anche tantissimi altri documenti, compreso un registro, che a me piace tantissimo, anche solo come idea, un registro di quelle che sono chiamate le lesson learned, perché PRINCE2 parte dal presupposto che ogni esperienza che noi facciamo all'interno dei nostri contesti ci porti un valore in termini di conoscenza, sia che l'esperienza va bene che va male, quindi sia che fallisca che diventi un'esperienza di successo. E queste esperienze vengono registrate sul registro. Quindi se io faccio una migrazione anche sciocca, no? Che sia appunto a OBS di una persona, se io quella migrazione la fallisco, la registro e dico perché ho fallito. Perché ho fallito? Magari perché la persona, perché OBS era indigesto e la persona aveva competenze digitali bassissime, non sono riuscita a farglielo comprendere, oppure può aver fallito perché magari la persona utilizza una versione di Windows che fa fatica a lavorare con OBS, oppure lavora su una macchina troppo vecchia e l'hardware non tiene l'OBS per cui si bloccava. Tutto quello che io vado a registrare delle mie esperienze, PRINCE2 mi consiglia di metterlo dentro un registro. E quindi sì, vedo che Marco lo ha linkato. Bravissimo, ecco, quello era la cosa che è la prossima domanda che ti volevo fare. E quindi diciamo che questa è la nota per chi dovrà pubblicare su YouTube questo talk, quello di mettere anche i riferimenti con qualche link. E soprattutto allora volevo anche approfittare di ringraziarti moltissimo perché cioè, non ci hai parlato solo di Language Survey, ma diciamo nel pacchetto ci hai anche introdotto una importante metodologia. E quindi di questo sicuramente ti ringrazio. Allora, volevo andare avanti invece, diciamo, perché ho altre due domande interessanti. La nonna Cloud che ci chiede, chiedo per curiosità, sono stati mai fatti progetti di Lyme Survey con IA per stabilire se una persona, ad esempio, è data a un tipo di ruolo? Cioè, quindi se c'è dell'intelligenza artificiale, diciamo, da applicare a IA? Questo non lo saprei, non ve lo saprei dire, non conosco progetti di questo tipo. Diciamo che le survey che facciamo noi sono tutte survey poi rielaborate da umani, ma io penso che i dati che arrivano da alcune tipologie di survey date in pasto a delle macchine sicuramente tirerebbero fuori delle cose importanti. Sì, beh, allora le survey possono essere anche tenute aperte per un tempo molto lungo, no? Allora se ci immaginiamo, che ne so, una survey che va a rilevare anche alcuni comportamenti delle persone, se quei dati invece che essere analizzati solo in maniera statistica li si dà in pasto ad una macchina che è anche programmata appunto nella fase iniziale come con algoritmi di intelligenza artificiale, magari sì, magari allora, ci tira fuori qualcosa di differente, di diverso.
Esatto, beh, difatti, diciamo così, qui posso introdurre io una piccola cosa, diciamo ovviamente sicuramente Lime Survey ha tutti gli strumenti di esportazione e diciamo che ci sono molti, ultimamente ci sono molti, molti strumenti open che si occupano di intelligenza artificiale, per esempio in ambiente Python io conosco Pandas che ad esempio è uno degli strumenti ultimamente maggiormente utilizzati per il big data e ci sono anche strumenti di intelligenza artificiale tipo TensorFlow o altre cose, si trovano molte diciamo tutorial che introducono l'argomento, quindi l'importante è avere i dati, poi sicuramente Eh si sì. riescono a lavorare. Ok, ecco, ho ancora una domanda. Allora, Marco Cecchinato ci chiede, non so se è stato detto all'inizio, ci sono in Lime Survey strumenti per l'analisi dei risultati in caso di questionari complessi, quindi analisi dei risultati. È un po' quello che abbiamo detto un attimo fa, immagino. Allora, l'analisi, se ci riferiamo all'analisi statistica, diciamo automatica all'interno di Lime Survey, come può avvenire su Google Forms, sì. Quindi diciamo che è già possibile su Lime Survey avere le prime rielaborazioni statistiche dei dati. Quindi, che ne so, si può vedere il grafico se io ho una domanda, esattamente come avviene su Google Forms. Non sono elaboratissime, esattamente come su Google. E poi ci si riserva, diciamo, la possibilità di far scaricare i dati e farli elaborare in altre modalità. Però devo dire che la persona che internamente all'azienda fa rielaborazioni statistiche, ci diceva che appunto su quella survey che aveva fatto, ha provato a scaricare, con il formato che vi dicevo prima, che è specifico per gli statistici, e mi diceva insomma che si riescono a fare elaborazioni anche sofisticate, se chiaramente dipende sempre dalla complessità e da come è strutturata nuova l'indagine. Ok, bene, attendiamo ancora qualche altra domanda, c'è qualcuno che sta ancora scrivendo. Ecco, allora approfittiamo di questo breve intervallo per chiedere una cosa. Ecco, adesso è arrivata un'altra domanda, però Sì, a questo Marco dice punto. compatibile con Esatto. R. Sì. Sì, esatto. Perfetto, benissimo, sì, quindi R che mi sembra che sia un linguaggio usato dagli statistici. Sì. Ecco, per quanto riguarda invece l'installazione di Lime Survey, ci sono delle particolarità, ci sono, perché io nell'attesa sono andato a guardare il sito e ho visto che loro ovviamente offrono anche dei servizi direttamente su Lime Survey, no? E Sì. quindi volevo chiederti un attimino qual è la loro policy su queste cose, insomma, ecco. Allora, noi diciamo che io non sono un sistemista, quindi della installazione chiaramente si sono occupati i colleghi sistemisti, però mi hanno detto di non aver trovato alcun tipo di difficoltà, l'hanno fatta sufficientemente in scioltezza. Noi avevamo anche una versione precedente di Lime Survey che avevamo installato per il vecchio questionario e quella insomma è stata tolta e l'hanno rifatta da zero. Non abbiamo neanche preso in considerazione l'ipotesi di andare in cloud, semplicemente perché comunque avevamo una macchina a disposizione e perché ci piaceva comunque avere in casa il dato. Anche considerando il GDPR, giustamente, no? Sì, soprattutto per questa particolarità, ecco, perché comunque abbiamo scoperto, peraltro, nel fare l'attività di analisi, che Forms viene utilizzato, no, spesso anche per andare a chiedere cose particolari, a volte negli studi clinici anche nominative. Quindi io potrei avere delle SAR.
dove ho anche i nomi dei pazienti e vado a rilevare quelli che sono quello che è magari lo stato di salute successivo alla prescrizione di un certo farmaco. Quindi è chiaro che nel momento in cui si vanno a recuperare informazioni come queste, l'attenzione deve essere particolarmente alta. Certo, assolutamente sì. E difatti, diciamo, sempre parlando di installazione, Enrico mi dice che da quello che ho visto si basa su LAMP e basta, quindi chi conosce LAMP sa che è abbastanza semplice reperire diciamo gli strumenti diciamo per poterlo installare semplicemente, insomma, ecco, questo così. Abbiamo ancora qualcun altro che sta scrivendo, quindi ecco qua. Allora Marco Cecchinato ci dice addirittura ci sono degli servizi di hosting che lo danno già preinstallato, quindi neanche la fatica di installarsi sostanzialmente. Oh, Marco ci chiede se esiste un'app o plugin per integrare i survey in Nextcloud. Questo non lo so, e peraltro ci potrebbe fare anche comodo. Diciamo che al momento la maggior parte delle survey che sono state fatte su invito, quindi tramite email, inviando direttamente il link. A parte una, abbiamo utilizzato anche la Lime Survey per raccogliere le iscrizioni di un evento, e lì hanno utilizzato anche il QR code perché avevano fatto delle locandine e, come dire, hanno utilizzato quello. Altre integrazioni non so se ci sono, però probabilmente sì. Mm-hmm. Per esempio mi viene in mente anche su WordPress se possono essere, è probabile che anche WordPress possa integrarle. Mm-hmm. Ecco, Giovanni Longo ci segnala che anche Nextcloud ha un suo plugin minimale per i poll, ma chiaramente stiamo parlando di un altro livello, probabilmente, insomma, ecco, no? Sicuramente sì. Ok. Infatti, sì, Damiano rimarca questo concetto dicendo sì, i forms, certo, se uno c'ha da fare due cose, perché immagino che comunque anche Lime Survey, per quanto tu dicevi che è sufficientemente facile da usare, ma comunque è uno strumento che resta sofisticato. E quindi, sì. Sì. Diciamo che per carità, noi abbiamo avuto al corso anche utenti, no, che si utilizzavano solo Google Forms, quindi non utenti esperti, però un pochino di formazione è necessaria, quantomeno soprattutto per far capire l'impostazione. Per esempio Lime Server ragiona sempre per gruppo e domande, senza gruppo non puoi avere domande, già solo questa è un primo scoglio che tu devi superare, cioè devi capire come funziona, come strutturarlo. Poi puoi avere anche un unico gruppo e pensare a quel gruppo senza il titoletto, no? E quindi come se fosse un'unica forms, però lo devi strutturare comunque per gruppi e domande. Ecco, per esempio, quella è una delle prime cose che ci hanno chiesto, perché è un po' diversa da forms. Ok. Sì, beh, direi che comunque nel vostro caso c'era un'esigenza ben concreta in questo senso, insomma, ecco, no? Cioè, sì. Avevate bisogno di feedback su iniziative, e quindi, insomma, è uno strumento che nel vostro caso era molto importante, immagino, no? Sì, sì, ma poi è stato integrato, è stato preso a riferimento anche per la formazione, quindi anche appunto in formazione lo utilizzano sia, come chiedeva Morena prima, per fare, insomma, attività didattica, che per esempio rilevare la qualità
dei luoghi, la qualità del tutoraggio, la qualità della docenza. Quindi molto ci si è orientati anche proprio sulla predisposizione di questionari di qualità, che sono semplici alla fine, quindi magari sarebbe bastato anche un Next Cloud Forms, però Avendo uno strumento importante per sì, avendo aiutarlo. uno strumento di riferimento, come dire, quantomeno insomma non andiamo a disperdere neanche le utenze, perché per esempio su Nextcloud noi non abbiamo tutti gli utenti, ma abbiamo solo una parte degli utenti, quelli che solitamente mettono a disposizione materiali o hanno la necessità di farlo. E idem sulla IAM Survey, non abbiamo caricato tutta l'utenza, ma semplicemente quelli che la chiedono e che sono stati autorizzati a realizzare survey. Diciamo che Marco Cecchinato ci informa che ci sono dei plugin di terze parti per diversi CMS come Drupal, WordPress, eccetera, e Joomla. E quindi aggiungiamo questa informazione, perciò dovesse essere necessario, è possibile anche integrare Lime Survey su queste piattaforme sostanzialmente. Ecco, direi che per adesso non ci sono altre domande, non so se ti viene in mente qualche altro argomento. Allora, io vorrei condividere, visto che è il momento della condivisione, un'ultima cosa, se mi lasciate ancora qualche minuto, che, come dire, va a rimarcare quella che è l'importanza della condivisione anche tra pubbliche amministrazioni. In azienda ospedaliera abbiamo fatto un accordo con Stato Maggiore della Difesa, perché comunque cioè è rimasto un legame anche affettivo con loro a seguito della migrazione a LibreOffice, tramite la quale abbiamo portato in riuso un paio di applicativi che aveva acquistato la difesa e il cui codice è stato pubblicato, quindi in parte o sarà pubblicato, nel senso che per adesso hanno fatto un accordo con noi, ma dovrebbero seguire quella che è diciamo il regolamento, quelle che sono le linee guida sul riuso nazionali che prevedono appunto la pubblicazione del software, in maniera pubblica, quindi con licenza libera. Abbiamo fatto questo accordo che è finalizzato anche appunto a scambiarci buone pratiche, a scambiarci materiali. Per esempio, adesso vorrò lavorare su alcuni corsi anche in maniera da fruire in maniera sincrona, che sono su software libero, e mi piacerebbe lavorarci anche insieme a Stato Maggiore, quantomeno mettere a disposizione a loro alcune cose che noi faremo. Questo proprio per, ripeto, sottolineare quanto ci sia bisogno e necessità di ampliare anche la rete di pubbliche amministrazioni che hanno esperienze da mettere in condivisione. Vi dico solo che per la gestione dei trattamenti GDPR noi eravamo alla ricerca di un software che potesse aiutarci a gestire la cosa, e semplicemente da uno scambio con il generale Sileo è venuta fuori questa idea, perché loro utilizzavano già questo software e ne avevano acquistato il codice. E questo è solo un esempio, ripeto, dell'importanza di fare rete. Ne abbiamo parlato di recente in un convegno in cui c'erano sia il generale Sileo che Giorgio Consol, Regione Piemonte. Regione Piemonte ha un'esperienza molto molto interessante, se non la conoscete vi consiglio di andarci a buttare uno sguardo, con CSI Piemonte, che sta facendo molto anche lato cloud PA, quindi è anche soggetto certificato Agid per il cloud, utilizza esclusivamente o quasi insomma prodotti liberi open source, quindi hanno una buona esperienza, e in questo convegno
abbiamo ribadito la necessità di provare a costituire una rete, seppure o formale o informale. Ci stiamo un po' lavorando, devo dire che l'idea la stiamo facendo circolare anche tra le diverse associazioni di software libero, perché c'è bisogno sia di impegno istituzionale che di impegno da parte della società civile, quindi anche delle associazioni che possano portare il loro sapore di condivisioni e di momenti di condivisione come questa. Questa sì, credo che debba venire dal basso, che non possa venire da Agid, perché esperienze di tavoli, di reti, ne abbiamo viste in questi anni, ma si è rimasti sempre sufficientemente indietro rispetto a quella che è l'adozione dell'open source in pubblica amministrazione, che voi sapete benissimo essere prevista anche dal codice per l'amministrazione digitale. Quindi ci auguriamo, insomma, questo è anche un invito anche alla vostra associazione, soprattutto se conoscete associazioni, pubbliche amministrazioni nel vostro territorio che hanno esperienze interessanti, il più possibile di provare a metterle tutte quante insieme. Abbiamo l'Università del Piemonte Orientale, che è la prima che ha istituito un master in software libero, che potrebbe farci un po' da contenitore, e vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Ecco, Marco ci dice anche ARPA Piemonte è molto, molto avanti, e adesso molte ARPA stanno facendo rete dal basso, infatti, per condividere esperienze e progetti. No, io sono convinta che le reti dal basso sulla condivisione siano assolutamente funzionali e anche funzionanti. Tutto ciò che parte dall'alto scricchiola e fa fatica sempre a, come dire, a prendere piede. Sì, ecco, Giovanni, diciamo, mi anticipa un pochino, perché la cosa che volevo dire io adesso, no? Che diciamo, il PNLUG è diventato da poco APS, no? Quindi con la riforma del terzo settore abbiamo dovuto prendere dei passi per diventare ufficialmente APS, e quindi per avere anche questa ufficialità. E questo sicuramente è molto interessante, molto importante, però volevo anche dire che sembra che questi temi, perlomeno se ne parli un po', cioè diciamo che dell'esigenza di utilizzare software libero le cose si stanno muovendo, e volevo portare a conoscenza anche che anche per esempio in Friuli Venezia Giulia noi come PNLUG ci siamo fatti promotori per la divulgazione di una proposta di legge appunto per l'adozione dall'attuale non maggioranza ma opposizione in Friuli Venezia Giulia, no? Quindi diciamo nel nome del dottor Ronsel, che appunto è così, e che appunto una proposta di legge per l'adozione del software libero, insomma, ecco, no? E quindi sembra che ci siano delle cose che si stanno muovendo in questo campo, insomma, perlomeno si comincia a parlarne. E giustamente, come dicevi, è anche molto importante che le cose nascano dal basso, ma vediamo che qualcosa c'è, insomma. Ecco. Sì, io se vi posso dare un consiglio, perché l'Umbria ha emanato una legge per l'adozione del software libero tantissimi anni fa. E se poi la legge non è supportata in maniera adeguata in parte dalle istituzioni che l'hanno emanata e molto anche dalle associazioni che possono spingere rispetto a non solo all'adozione della legge ma al fatto che poi la legge sia applicata, resta sulla carta, quindi attenzione a non lasciarla lì, cioè a non lasciarla cadere. No, la legge è un punto di partenza, non di arrivo. No, diciamo, beh, sicuramente. Poi va accompagnata con tutta una serie anche di quello che possono fare le associazioni. Credo che sia anche momenti come questi, no, di divulgazione in cui
si può portare a conoscenza anche delle pubbliche amministrazioni, di altre esperienze, si possono organizzare momenti di confronto, momenti di dibattito, si possono invitare persone a portare la propria testimonianza. Io vi posso dire che ho portato il generale Sileo al comune di Assisi, che insomma è un comune noto più per la sua fama, no, derivante da San Francesco e Santa Chiara, perché poi è un piccolo comune, però lui è venuto e loro hanno fatto la migrazione a LibreOffice, tanto per dirvi che a volte anche semplicemente l'appoggio da parte di una istituzione più forte, più grande, che lo ha fatto, credo che sia significativa. Poi, se posso portare una ventata di ottimismo, parlavo qualche tempo fa con l'avvocato Marco Ciurcina, che sicuramente conoscerete, che è dentro l'associazione Assoli, quindi l'associazione per il software libero. Mi diceva: i prossimi 10 anni saranno gli anni del software libero. Appena l'ho sentito, ho detto: Marco, ti devo chiamare più spesso, perché ha dato una ventata di ottimismo. Ce lo auguriamo. Attivi, sanzioni, un comitato di controllo, quindi bene, vi siete partiti col piede giusto, non è solo solo ideali. Quindi sicuramente bene. Beh, diciamo che al di là appunto di un argomento che può essere utile da subito a molti di noi, insomma, è interessante appunto aver condiviso questi argomenti anche con un po' di ottimismo sull'andamento del software libero. Sicuramente questa è una grande cosa, insomma, ecco. Assolutamente sì. Bene. E vedo che c'è ancora qualcuno che sta scrivendo, mi sembra che l'interesse c'è. Dice Marco: è un inqualibile ottimista, lo so, ma io infatti ci parlo volentieri per questo. Ecco, adesso vediamo un attimo ancora. Potremmo riprenderla noi la vostra legge, adesso la leggerò veramente con attenzione, sì. Magari la sottopongo a qualche consigliere regionale, ci cioè avesse voglia di rinnovare la nostra, chissà. La nostra aveva per esempio istituito una cosa che è stata ripresa anche da Agid, che erano i centri di competenza per l'open source, che erano interessanti perché comunque anche lì emanavano bandi, davano risorse per le scuole. C'è stato un periodo in cui si è fatta questa cosa, e poi però se non c'è volontà politica, se non c'è pungolo continuo su alcuni temi... È andata bene per un pezzettino e poi è passata nel dimenticatoio. Sì, no, beh, sicuramente, diciamo, è importante che appunto che ci siano dei referenti politici che comunque si occupano di questo argomento. Questo è sicuramente una cosa molto importante. Io direi che se non ci sono altre domande, se non hai qualche altro approfondimento da fornirci, vi lascio andare. In teoria, se fossimo stati in presenza, sarebbe stato il momento della birra. In realtà, sicuramente insomma, sì. La possiamo prendere, ma ognuno per conto suo. Allora, alla salute di tutti. Allora, Sonia, ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi. E anche a nome mio personale. E niente, alla prossima. E quindi a tutti i partecipanti, appunto, volevo confermare che abbiamo in programmazione altri open talk sul nostro sito pnlug.it è possibile vedere tutte le attività che facciamo, sperando sempre di vederci anche di persona. Grazie tante e grazie a tutti. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie Sonia ancora.